Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e per lo one shot di oggi vi porto un nuovo action roguelite bullet hell, ovvero Jotun Slayer Hordes of Hell, dove impersonificheremo un eroe nordico che dovrà vedersela appunto con le orde degli inferi, aiutato dagli dei norreni. Quindi, come già vedete qui, varie classi con cui menare le mani, ognuna molto differente dall'altra, e poi decine e decine di potenziamenti collegati appunto a Odino, Thor e compagnia bella. Quando finiremo le run, potremo poi utilizzare, questo lo dico adesso perché così ve lo faccio vedere, l'oro che avremo raccolto oltre alle anime per andare qui e potenziare le virtù. Non solo le virtù, ovvero le abilità di classe, per esempio questo aumenta il danno degli attacchi, ma anche tutti quegli attacchi connessi a altre classi, ovviamente, ma anche alle divinità, in modo da renderci sempre più potenti e permetterci di sopravvivere un pochino di più nelle varie run. Il gioco è davvero molto bello, molto interessante, perché l'ambientazione è veramente fighissima e vi consiglio di provare la demo. L'avevano tirata fuori tempo fa, poi era sparita, adesso invece l'hanno rimessa su Steam per il Gamescom, quindi approfittate perché vedrete il gioco è bellissimo, molto difficile e appunto, come dicevo, l'ambientazione è fighissima, per cui vale veramente la pena. Iniziamo con lui, con il Berserker. Tra l'altro guardate, cambia anche non solo il tipo di arma che possiamo portare con noi, per adesso non ho niente per sbloccarli. Ci servono ancora 3 di questi cristalli e 100 monetine, però potremmo in caso anche, vedete, cambiare l'equipaggiamento di partenza e anche i vestiti. Qui c'è scritto quello che fa la nostra abilità speciale, lui lancia praticamente delle asce in 8 direzioni, ogni arma ha delle caratteristiche proprie e poi le caratteristiche della classe. Tantissime mappe, come dicevo, visivamente è molto bello, per adesso non possiamo fare niente, quindi iniziamo così. Niflheim è probabilmente uno dei più belli che abbia provato, c'è molto da fare fortunatamente, spero sempre che aggiungano tante cose in più, però già in questo momento ce n'è moltissimo di cose da fare. Si può scegliere il fuoco automatico al posto del fuoco si può scegliere il fuoco manuale al posto del fuoco automatico e viceversa. Ok, vedete, quando si sale di livello possiamo scegliere che divinità seguire. Occhio, perché praticamente una volta che noi scegliamo è come se avessimo scelto l'abilità. Per tornare indietro dovremmo usare il rimescolamento delle carte, diciamo, per cui fate attenzione. Freya di solito ha quello per curare, però voglio andare con Thor perché non lo prendo mai. Allora abbiamo questo, ecco, vedete qui c'è il reroll ci riporta a quella facciata, a quella pagina che abbiamo visto prima. Allora qui stordiamo, qui a quanto pare lanciamo dei fulmini che colpiscono in tutte le direzioni, che colpiscono i nemici più vicini. Questa nova, proviamo. Vediamo un po'. Io non vedo nessun fulmine. Allora, poi vedete, sulla mappa ci sono varie cose da fare. In questo caso dobbiamo accendere questi bracieri. Poi le missioni, non temete, perché si ripresentano dopo un po'. Ok, siamo saliti di livello, andiamo qua, vediamo se possiamo potenziarlo. Potremmo aumentare la vita, facciamo questo. Occhio che sto tipo Beholder, ecco appunto, fa quella cosa e si lancia addosso così in stile kamikaze. Vediamo un po' Freya. Questo non mi piace tantissimo perché praticamente lancia una specie di meteorite sul suolo. Anche se poi in realtà si apre questa zona rotonda che fa danno. I suoi attacchi non mi fanno impazzire. Ah,
calcolate che dopo 3 potenziamenti l'attacco si evolve. Andiamo con questa spada, va. Certo, l'attacco di Thor lo avrei preferito un pochino meglio. Allora, lui, vedete, spingo tab. Adesso non ce l'ho. Lui ogni tanto sblocca l'ira. Ogni attacco ha la possibilità di colpire, di dividersi in altri attacchi. All'ira che, e il critico ci permettono anche di recuperare la vita. Qui vedete, viene spiegato tutto. La rabbia aumenta non solo il nostro attacco, ma ci dà la rigenerazione per 3 secondi. Qui c'è tutto quello che concerne l'arma e qui i nostri attacchi. Vediamo di rompere quella cassa, magari. Comunque, mamma mia, sa sempre la sensazione di non fare danno. E una cosa che non trovo quasi mai è il potenziamento che ci aumenta la corsetta, perché noi andiamo veramente piano. Oh, se io adesso spingessi Q, vedete, Q mi permette di attivare l'abilità speciale. Guardate belli i riflessi anche del ghiaccio. Visivamente è molto bello, molto simile a Diablo. E ciò non può che essere un bene. Vai, sti arcieri del cavolo. Occhio, occhio. Olle. Berserker, vediamo un po'. Dash crea danno, più possibilità di critico, aumenta il range d'attacco delle armi, sì. Un pochino, sì. Laggiù c'è un forziere, di solito i forzieri hanno solo oro e qualche potenziamento temporaneo. Non sono sgravissimi. Occhio però, perché ci sono tipo gli imp, come in Diablo, che se massacrati droppano un sacco. Abbiamo preso un polletto, olle. Prendiamo con lui, va. No. C'è questo, Swirling Axe, un'ascia che gira intorno a noi. Sì, facciamo questo, ecco. Eccolo l'imp dorato. Avrei preferito il potenziamento che potenzia il danno, che aumenta il danno, quello sì. Sarebbe stato male, però. Olle. Ho preso un polletto. Oh. Ok, allora, possiamo prendere più 30% al danno per 20 secondi, esperienza 50% del livello attuale, cura 125, facciamo cura 125, eravamo già curati, vabbè. Oh, nuova missione, dobbiamo combattere contro i boss. Non è obbligatorio fare le missioni, eh. Che a me la talta ha dato vittoria nonostante mancasse tipo... ci fosse la runa per chiamare il mega mostrone. Reach livello 2. Sì, facciamo questo. Potenziamo al massimo la portata dei nostri attacchi. Assolutamente potenziare il nostro attacco però. Perché gli arcieri, che dovrebbero essere più deboli, invece sono più resistenti. E gli scheletri. Niente, ignorantone, il gioco piace un sacco. Poi adesso vediamo, magari facciamo metà run con questo e metà run con il mago, con la maga, così vedete anche quella. Giusto per vedere un po' la varietà delle cose. E qui mo esce il mega mostrone, boom. No, 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 il beholder no. The Eye of the Beholder. E rivediamo Berserker, perché... oh, bene, aumenta il danno. Yes. Grazie. Ovviamente rimanere in quell'area rossa, come immaginerete, non è proprio il massimo. Abbiamo lisciato con l'attacco il boss. Qui c'è
questa unità leggermente potentissima. Mazza se è tosto, eh. Cerca di rimanere lì. Olle, perfetto. Bene, qui dove è? Dove spariamo questo? Ciao. Qua. Aumentiamo il danno, grazie. Il danno ci serve veramente tantissimo. Non c'è un attacco tipo la pozza di veleno o quegli attacchi costanti intorno a te che massacrano tutti quanti. Ce n'è uno, mi pare di Freya, che crea un'aurea che parte da te e si dipana come avete visto adesso, però non fa molto danno. Attacco 30% raddoppiato nella rabbia, più oro, rigenerazione non è male. Prendiamo quel danno. Rigenerazione non mi sarebbe dispiaciuto, ma... Oh, lassù c'è un imp. Ciao. Tanto questo è esatto, droppa il folletto. Olle, olle. Un goldino. Eh beh, adesso facciamo molto più danno. Abbiamo ucciso il Beholder con una botta solo. Io vorrei prendere un po' di... Ci sono sti arcieri che sono una rogna, perché per esempio c'è un'abilità che vi fa curare se state fermi, ma se state fermi quelli vi massacrano. Che facciamo? Freya? Sì. Questa, Divine Wave. Lancia quest'onda intorno a voi, ma... Certo, aumentare l'esperienza non mi dispiace, sì. Aumentiamo l'esperienza, va? Che adesso inizia a essere un attimo più difficile. Olè, boss. No, l'abbiamo lisciato. Non gli fa veramente niente l'attacco... Attacco speciale. Senti, ammazziamo starciere perché mi ha veramente sfrugugliato. Dai, che è già quasi morto. Cerchiamo di non morire pure noi. Lo stanno trascinando. Non ci ha droppato niente di che. Frey o Thor? Facciamo Thor. Ah, questo è di livello 2, non l'avevo fatto. C'è sentinella, ma pure questa non è che mi faccia proprio impazzire, eh? Questo non sarebbe male, ma andiamo con questo di livello 2. Così potenziamo l'attacco. Ammazza, c'è anche il martello di Thor. Nuova missione, la maledizione dell'inverno. Guarda qua, guarda come falciamo. GG. Peccato abbiano droppato veramente poco. Andiamo Berserker. Questo non è male, quando infliggiamo critico 5 in più di vita. No, velocità di movimento subito, stiamo a scherzare. Siamo lenti da far schifo. Quanti soldini abbiamo? Boh. Mistero. Allora, lì c'è una cosa per curarsi che la lasciamo lì. Adesso dobbiamo andare a prendere quello di... Di qui, quello di sopravvivenza all'inverno. Intanto arrivano 250 cose tutte insieme, perché sì. No, aspetta. Prima uccidiamo questo. Evitiamo di doverlo uccidere pure con la maledizione dell'inverno. Come vedete, questo qua fa questa cosa carinissima, che riempie tutto lo schermo di queste zone esplosive. C'è un imp. Vieni qui. Vieni da papino. Olle, dammi il pollo, dammi l'oro. Quello intanto si è spostato, il pollo non c'è bisogno. Cioè, l'abilità ci mette veramente 30 anni a ricaricarsi, ma qua non è neanche così potente.
Che ha droppato? Allora, miglioriamo la skill. 10 in più di oro, banish più 3, skill. Ok, potenza quella di Freya, va bene. Due spade dovremmo avere adesso. Qui facciamo esperienza. No, velocità d'attacco super mega potenziata. Un altro livello. Thor. Livello 3. Quindi al prossimo Lightning Strike si modifica. Sono contento perché non l'ho mai visto a livello superiore, quindi lo vedremo probabilmente oggi. Dovremmo aver fortuna che droppi poi quel potenziamento. Guarda quegli arcieri tutti insieme, maledetti. Indietro, feccia infernale. Ok, vediamo, Thor. No, che pille. Vabbè, facciamo, mettiamo la vita. Andiamo a prendere sta maledizione invernale. Rosicato, eh. Vale, adesso dobbiamo resistere. Prenderemo molto più danno e andiamo tipo a uno all'ora. Iniziamo a dirigerci verso quell'affare che permette di curarci, in modo da, nel caso, avere un piano B. Picchia, picchia, picchia! C'è anche il calcio volante a girare, però non l'abbiamo trovato. Veramente non fa nulla st'attacco. Non c'è, che pille. Possiamo fare reroll però. Vediamo. Uffa, no. C'è questo di livello 2, vai. Due asce. Adesso si attiva, eh. Non so perché tarda un pochettino. Dopo partirà un'altra ascia. Questo giorno c'è stato un ritardo nella... la partenza dell'ascia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a prendere magari il forziere. Voglio potenziare quella maledetta abilità. Dai, che sono curioso di vedere che cacchio fa. Vediamo, Thor. Tutte le skill infliggono più danno. Vai, facciamo questo. Dobbiamo attivare i piloni. Io non voglio vedere i piloni, non voglio vedere i mostroni, voglio vedere solo che cacchio fa quell'abilità quando si potenzia. È possibile? Ah, dobbiamo massacrare i nemici all'interno di... rimanendo all'interno di quest'area. Questo è positivo, dovrebbe darci un sacco, esatto, un sacco di anni, vediamo. Oh, ma che sfiga! Abbiamo potenziato il martello. È bello anche l'effetto sonoro del martello, eh. Vai. Incredibile! Mo ce ne abbiamo... ah no, quello deve arrivare ancora a livello 3. Verso su, verso il pilone.
Niente, vabbè, mo ce ne abbiamo due che devono evolversi. E non l'ho visto entrambe, non ho visto neanche il martello, che diavolo fa. E tutti insieme no, eh. Abbiamo il range di raccolta che è veramente risibile. Ciao. Cerchiamo magari di prenderlo con l'attacco quello speciale. No? Niente. Allora, reroll più 3 non è male, però faremo questo skill. Ok. Adesso abbiamo 3 asce, 26 spade, 34 martelli, ma nessuno evolve. Dai un po'. Oh, vabbè, evolve questo. Esplode in una nuova elettrica alla fine del range. Infligge 40 di danno, raggio di esplosione 5, onda d'urta 50%. Se no questo... facciamo questo però. Fulmini infiniti. Bellissimo, guarda qui, tiè. La mitragliatrice a corrente. Stiamo per crepare. Cerchiamo di non crepare, grazie. No, di qua. Olè. Pietrone, un pietrone. Obelix, non lasciare i menhir in mezzo alla strada. Bellissimo. Pollo? No. Dai, massacriamo. Pollo, pollo, pollo. Vediamo se possiamo... Facciamo un reroll, va? Yes! Evoluzione! Guarda che esplosione! Boom! Oh, possiamo chiamare il boss, che l'altra volta non sono riuscito a chiamarlo. Ho vinto, ma non sono riuscito a chiamarlo. Ma comunque abbiamo vinto, mancano 2 secondi. Guardate che figo! Ciao, bestiolino. Ah, forse se lo chiamo non si attiva più. Cioè, non va avanti il counter. Ok, facciamo questo. Allora, questo non è male, perché crea un'area di cura se stiamo fermi. Ma qui non potremo mai stare fermi, quindi potenziamo l'attacco. Vedete perché volevo andare un po' più veloce? Perché questo qui, mamma mia, va velocissimo. Au. Però con questo attacco infinito dovremmo fargli la bua, tipo, no? C'è un imp, c'è un imp. Non ci arrivo, ma vaffanbene. Appena in tempo. No, no, c'è un polletto, c'è un polletto. No, ma il polletto è quello fuori. Attiralo, attiralo. Non lo posso prendere. Attenzione, si crepa. Fan bene. Vabbè, così avete visto anche il mostro. Ok, quit raid. Vi faccio vedere velocissimamente l'altra classe. Allora, intanto possiamo andare qui, virtù. Possiamo dire potenzia sta roba. No.
ricarica. È questo, vero? Prima che io sprechi cose, no? Sì. Oddio, potrei tenere pure i soldi per potenziare un'arma, ma vediamo. Reroll più 2, Banishes più 1. Lasciamo questo. Ah, 200. E là niente. Ah, qui c'è poco da vedere, sempre lo stesso. Lei all'inizio è molto più potente. Dopo è un po' fragilina, no? Abbiamo già trovato il cibo. Ok, accendi Bratuary. Che facciamo qui? Abbiamo la possibilità di attirare i cristalli ogni volta che attacchiamo. Aumenta il range di raccolta. Lancia un corvo bianco contro il nemico. Vediamo, questo non l'ho visto. Dov'è? Ah, parti di là, lo congela. L'abilità è questa, fa veramente schifo, non fa praticamente niente. Maledizione. Ok, Mind Blast. Facciamo questo. Un impulso. Figo. Mazza questa. Ovviamente con l'attacco manuale è possibile scegliere chi attaccare. Andiamo qui. Chiaroveggenza non è male. Questo fa veramente schifo pure questo. Ma questo qua. Mettiamo l'esperienzina. Allora, bleh. Dobbiamo aumentare la velocità, eh? Aumentiamo la velocità d'attacco. Non facciamo niente. Quello è l'attacco alito pesante, vedi? Alita pure, si sente. Cassiamo tutto. Grazie. Saliamo di livello a un certo punto. Grazie. Abbiamo anche lo scudo. Grazie. No, facciamo reroll. E vaffanbene, ci arrivate gli stessi. Vi faccio vedere la sentinella. Così vedete una cosa nuova. Quest'attacco non fa veramente niente. Tipo li maledice, ma... Guarda che figo, eh? L'alito pesante mi sa che è l'attacco più potente. Possiamo prendere... Sì, questo qua, di livello 2. Boom. C'è un mostrino volante, vai. Oro. Meglio di niente. Ma scusa, questo potenziato che fa? Più danno. E rallenta. Ho capito. Ma andiamo questo. Raccogliamo la roba. Vai.
non consumiamo. Trappola temporale. Oh no, no, questo. Danno aumentato. Ammazzo. Direi che c'è una netta differenza col 20% in più di danno. Ovviamente adesso le cose sono un po' le stesse perché abbiamo già visto con l'altro. C'è una buona varietà, devo dire, per essere anche una sola demo. Tra l'altro, se la voleste provare, ovviamente qua sotto in descrizione c'è il link alla pagina Steam. C'è già, dicevo, un'ottima varietà, ma in questo genere di giochi, come dico sempre, più varietà c'è, meglio è. Cioè, non storpia mai una varietà altissima di cose da fare, di cose con cui interagire, eccetera, perché c'è la tendenza ad annoiare se c'è poco da fare, no? Perché sono molto ripetitivi, per cui più c'è, meglio è. Quindi secondo me sono sull'ottima, sono su un'ottima strada. Mentre altri giochi nelle demo sono veramente poveri, questo no, questo mi ha lasciato proprio felice. Mi ha fatto una buonissima impressione. Ma ciò non toglie appunto che possano sempre continuare ad aumentare. Ho visto che ci sono tante cose già da sbloccare, Però ecco, per esempio, variare anche di più gli eventi non sarebbe male, visto che questi li abbiamo tutti già visti. Però già che anche graficamente sia così bello, è ottimo per me. Vediamo un po' che possiamo fare. Facciamo questo. Trappola temporale ferma ai nemici. Attivala, attivala. Se tu la attivassi vicino a noi, cioè vicino a te, sarebbe fichissimo. Questo fa tutto danno più 25%. Boom. Tanta ignoranza. Danno più 40%, ammazza. So che dovrei finire il video, ma sono in questa run così buona. Abbiamo 10 minuti, dai, facciamo 45. Bello, perché io dico sempre che questi one shot dureranno 20-30 minuti, poi durano tutti un'ora. Ma che ci posso fare se i giochi sono fighi? O come in questo caso, se riusciamo a fare delle run veramente ottime. Che fai? Non vedi se riesci a ammazzare in diretta il boss? Guarda qua. Siamo diventati... Ah, oh, bello quello come è esploso. Siamo diventati delle macchine. Yeah, guarda, guarda. Boom, boom, boom. Mamma mia. Vai, vai, vai. Droppate, grazie. Allora, vediamo un po'. No, oh no, qua, qua. Questo no. Omen. Aumenta il danno di 10 ogni volta che qualcuno è soggetto ad una cosa negativa. No. La fa bene comunque, eh? Questo. Potenziamenti schifildi ci hanno dato.
Dentro. Guarda come esplodono. Ok, dobbiamo sopravvivere alla maledizione. Vediamo un po', vai, Mind Blast di livello 3, ottimo. C'è una quantità di danno incredibile. Un signor boss. Vai, 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 vai. Ci ha provato con la zampina pelosa. Tiè, guarda. Abbiamo messo un secondo a ucciderlo. Allora, questo. Sentinella di livello 3. Due sentinelle, vai. Che è la storia infinita. Laggiù c'è dell'oro. Vieni qua. Non svolazzare via. Olle. Sopravvissuti anche alla maledizione dell'inverno. Boom, l'arciere è esploso in mille pezzi. Vediamo un po'. E dai! Pille. Aumentiamo l'invulnerabilità, va? C'è qualcosa per raccattare? No. Aumentiamo la velocità d'attacco, va? Serve assolutamente un utensile che permetta, tipo il magnete che permette di raccogliere tutti i cristalli sulla mappa. C'è ogni tanto, ma veramente tipo uno ogni un milione di casse aperte. No, andiamo qua. No, questo è schifo. Oh, questo il danno. Quell'attacco è tipo un boomerang che si muove in maniera stranissima. Dai che dobbiamo potenziare sto attacco base. Gold più 3. Tutto il resto va schifo. Facciamo gold più 3. Oh, 5 minuti e arriva il boss. Quindi cerchiamo di produrre e potenziarci, eh. Che dobbiamo avere almeno sta attacco mentale, che è quello più potente, deve essere, deve evolversi. Dai, evolvi. Ma fan bene. Vabbè. E tra l'altro poi sta cosa, quando si attiva questo? Quando Eldritch World viene utilizzato, viene attivato. E qual è Eldritch World? Dai, dai. Ok,
Ecco, il problema è che questa ammazza i nemici lontanissimi, quindi dopo andare a recuperare i cristalli è un casino. Sbrighiamoci. Che balls. Ciao adesso. Eh sì, aumentiamo il critico. Il fatto è che i nemici devono entrare dentro, li stiamo uccidendo tutti fuori. Ok, non avevo previsto questo piccolissimo problema. Ah, adesso? Vai per favore. Lo scudo ci ha fatto potenziare. Dai, perché? Aumenta la durata di tutti i potenzianti positivi. Non so se include anche lo scudo. Facciamo la tarappola temporale. Oh, un boss. Vai, 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 vai. Ammazziamo questo subito. E così ci potenzia l'abilità. Vai, vai, olle. Ciao. No. Vabbè, reroll. Non ci ha dato il potenziamento. Che sfiga. Pollo. Minuto. Dai, per favore. Trappola temporale livello 3. Ah, c'era il reroll, è vero. Vai, cerchiamo di salire un'altra volta di livello. Tutti insieme no. Ste ammucchiate. Ok, Ok, evolvi. Crea un circolo. Vediamo un po'. Bellissimo! Dobbiamo andare a chiamare il boss, dai. Corre. Mamma mia. Chi credo non me la vada. Guarda quanto è potente. Andiamo a prendere prima il pollo. Ok, ci siamo. Ma sono morto! Nella presentazione! No, non ci credo. Ah, ho sentito tipo lei che faceva... No. Ok, Non si è attivato lo scudo.
Orca miseria. Che fa? Sì. Crea un'area che danneggia il nemico, lo ferma, lo rende vulnerabile. Può respingere i colpi nemici. Sbagliato! Sì, vabbè, dappertutto salta e vaffan bene. È impazzito, saltando dappertutto. Vabbè, dai, ce l'avamo quasi quasi fatta. Allora, questo era Jotun Slayer Hordes of Hell, disponibile in versione demo su Steam, link in descrizione qui sotto. Come avete visto, è molto bello sotto tutti gli aspetti, già ricchissimo di contenuti nella versione demo, quindi per me è un ottimo punto di partenza e vi invito a provarlo, così poi mi potrete dire anche le vostre opinioni dopo averlo, le vostre impressioni dopo averlo provato. Come sempre, quindi, vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, potete mettere un mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!